Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi presentiamo lo zucchotto di pandoro al tiramisù. Se avete ancora degli avanzi di pandoro dalle feste, è la ricetta perfetta per voi. Bastano 5 minuti per prepararla a casa. Servono pochi semplici ingredienti e vi assicuriamo che farete un mega figurone con i vostri cari. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 500 g di mascarpone e lo mescoliamo con le fruste elettriche. Aggiungiamo poi 500 ml di panna da montare già zuccherata e la montiamo per bene. Infine aggiungiamo i semi di vaniglia. Diamo una veloce mescolata e mettiamo da parte fino al bisogno. Prendiamo un pandoro, lo giriamo orizzontalmente e togliamo gli estremi. Tagliamo poi delle fette spesse circa 2 cm. Mettiamo la prima e l'ultima fetta da parte. Le restanti le posizioniamo una sopra l'altra e le tagliamo a stella. Prendiamo una ciotola capiente dal diametro di 24 cm e la copriamo con pellicola trasparente, in modo che esca anche dal bordo. Ora possiamo creare il nostro zucchotto. Mettiamo la prima fetta di pandoro come base, poi incastriamo i triangoli creati in precedenza nei varchi presenti, in modo da coprire tutti i bordi. Bagniamo tutto con del caffè amaro. Aggiungiamo un terzo della crema e la andiamo a stendere uniformemente. Posizioniamo 6 triangoli di pandoro sopra ad essa in modo da formare una stella. Poi copriamo i varchi con altri pezzetti di pandoro e bagniamo lo strato con il caffè. Aggiungiamo un po' di più di un terzo della crema e la livelliamo per bene. Copriamo con l'altro estremo del pandoro e mettiamo i pezzetti rimasti tra i buchi. Bagniamo di caffè anche l'ultimo strato e copriamo con la pellicola trasparente. Infine posizioniamo un piatto sopra e trasferiamo in frigo per tutta la notte. Il giorno seguente tiriamo fuori dal frigo il dolce, togliamo la pellicola trasparente e capovolgiamo la torta su un piatto da portata. Infine ricopriamo interamente la torta con la crema avanzata. Non deve essere perfettamente liscia, ma deve presentare delle increspature. Concludiamo il dolce spolverizzandolo di cacao amaro. Possiamo apprezzare l'effetto di tridimensionalità che si viene a creare. Lo zucchotto è ora pronto da assaporare. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questo delizioso zucchotto di pandoro. Questo dolce è molto equilibrato. La crema è leggera e il pandoro si è ammorbidito grazie alla crema e il caffè, che dà un retrogusto straordinario a tutto il dolce. Insomma, è delizioso ed equilibrato, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.